Mandragora, Amrabat, da chi volete partire? Mandragola io lo liquido in mezzo secondo, se vogliamo Dai, lasciate stare Rolli. È Jack, lo so, però Un attimo, facciamo buono. così. Ognuno di noi dice il voto senza motivarlo e poi ci confrontiamo e poi andiamo avanti. Quindi Mandragora, vai Jack. 6 5 io dico anche io 6 a sufficienza. Io do 6. 6 pure io. Il suo l'ha fatto per quello che era stato comprato. Guardate, sembrerà assurdo perché era l'acquisto più bisfrattato da parte di tutti quanti, ok? Ma diciamo che finché le ha retto il fiato, come si suol dire, il centrocampo era molto, molto più regolare. Poi è un normalizzatore come giocatore, Io non è. voglio dire, per me sarebbe stato forse un 6 e mezzo, ma io a Praga ho visto la Madonna, purtroppo l'ho incontrata grazie a lui per la prima volta, quindi non gli posso dare. Se butta Senti, dentro il gol 10, della finale di 11, Conference League, prende 7, no, prende se fa gol in finale Conference League la vinciamo, però per me prende anche 46. Coppiglia, che il voto di fare, mettitelo da solo il voto. Immaginate se Jovic avesse fatto gol, cioè Ema praticamente avrebbe spaccato A il me, muro. a me, a me, io ti farei vedere la scena. Io ho il replay, cioè io mi sono inquadrato nel momento in cui c'è il VAR, ma nel momento in cui segna Jovic, io penso di non aver mai toccato dentro la mia vita. Io penso, allora no, io ecco, rivedo il voto 5 e mezzo. Eccoci. Per un attimo avevo dimenticato di quella sciagura del giorno della finale. Meno Allora, male. parliamoci chiaro, ragazzi. Se perché gli ho dato 6, non so voi, perché Mandragora è questo qui. Chi si aspettava da Mandragora che facesse il Torreira o facesse il Maxim Lopez o facesse sceglietelo voi il nome. È Mandragora, ragazzi, cioè nel senso. Stesso discorso che facevamo l'altro giorno per Terracciano. Terracciano, sono d'accordo con te. Cioè, che cosa gli dici a Terracciano? Non si può. Portiamo lui a Firenze. Non si può tirare. Sì, vabbè. Non si può tirare fuori il sangue dalle rape, come si suol No, dire. Cioè, purtroppo no. vabbè, dai, Amrabat, Jack. Amrabat. Stavo partendo con un 7 e mezzo, ma do un 7. Sette Io meno. do 7 e mezzo. Ema? Sono ambulanza. Per Leo? me 6 e mezzo, 6 e mezzo è sicuramente promosso. 6 e mezzo, dai, 6 e mezzo. Spero non sia successo nulla di grave, ragazzi. Ne sono passati 3. Vabbè. E Amrabat, gli do 7. Fortissimo in fase difensiva, pecca nelle ripartenze, ma quando c'è durante la finale sbaglia, forse sbaglia l'unica cosa su Paquetá, ma ha fatto la caccia all'uomo, qualcosa sembrava dovesse ammazzare qualcuno. C'è stato un momento dove ha detto boh. No, per me, io do 7 pieno, 7 pieno. Ma ragazzi, io onestamente fatico a pensare. No, scusa, scusa un attimo, cambio, gli do 7 e mezzo, dopo spiego anche per quale motivo, non 7, prego, scusate. Onestamente, ragazzi, io, cioè, nel senso, Amrabat ha fatto la sua grandissima stagione, secondo me. Che cosa tu ad Amrabat? Non Nulla. lo so, ragazzi, per me è stato uno dei migliori, cioè, fortissimo. Fatto bene, normale anche lì. Se tu ti aspetti da Amrabat che quando la palla tra i piedi Bravo. mette la palla alla Rui Costa, non è Amrabat, Esatto. sostanzialmente. E è proprio per questo che ho cambiato metodologia di pensiero dal 7, gli ho dato 7 e Lui mezzo perché. nel suo è stato fantastico. È stato fantastico, ragazzi. Non Nel suo ruolo, in quello che gli riesce meglio, è uno dei più bravo. forti, è vero. Bravo, cioè secondo me è stato bravo italiano nel costruirgli, diciamo, anche la possibilità di andare a mettere, diciamo, il suo punto di forza, secondo me, che è la fisicità, poi fondamentalmente. E in questo riconosco il merito chiaramente del giocatore in primo luogo, ma anche italiano è stato bravo, secondo me, nel costruirgli un po' il ruolo, ecco.
Sì, poi bisogna dire anche un'altra cosa. Primo anno male, grandissimo primo anno recuperatore male di palloni, ma non metteva un passaggio a 20 centimetri. Sì, vabbè. Quest'anno nel suo male, ma già da fine anno, fine passata stagione, ancora per la Contorrera presente, rivedevamo fare qualche cambio di gioco, qualche lancio, non il regista che ti mette la palla, non il Liberani, ecco. Però è come se a suo tempo a Gattuso nel Milan tu gli avessi chiesto di impostare l'azione. Ecco, ci ha provato per qualche mese, non lo sa fare, ha tirato fuori la sua forza come interditore e recupera palloni, per di più imparando anche a gestire meglio il pallone. Ecco perché ho cambiato da 7 a 7 e mezzo, perché il primo anno di Amrabat non metteva la palla nemmeno a 20 centimetri. Ecco. Lui, no. lui post mondiale è diventato una roba atomica. Sì, infatti ora non so se ora è il momento per entrare nel particolare, ma dispiace tanto che il valore di Amrabat purtroppo sia deprezzato dal momento in cui la forza economica della Fiorentina è quella che è, visto che è in scadenza il prossimo anno. Dispiace tanto che un giocatore protagonista del mondiale, protagonista comunque del campionato di Serie A, tra i migliori della Fiorentina, purtroppo tu non lo possa vendere a cifre sicuramente diverse. Io non so ora quanto sia la cifra di Amrabat, ma mi sento dire 25-30 milioni, poi non so. Ma sai, Leo, il discorso legato ad Amrabat, vi accendo un ricordo, fu come quello quando abbiamo venduto Jovetic al Manchester City. L'abbiamo venduto per 18 milioni d'euro a suo tempo, Jovetic. Se quell'anno ti qualificavi per la Champions League, lo vendevi almeno a 15 milioni d'euro in più. Se te vincevi una coppa quest'anno, il prezzo lievitava, ma come tutti i giocatori. L'anno prossimo eri in Europa League, sicuro, che sia con la Coppa Italia o con la Conference League, e potevi, la base d'asta, parlavano articoli, base d'asta 30-35 milioni di euro, la base d'asta poteva essere già da 40-45 milioni di euro, perché comunque saresti in una squadra dove giochi già alle competizioni europee, e quindi il plus può essere successivo solamente per le squadre che giocano la Champions League. Ecco. Sì, e poi ricollegandoci anche al compagno di reparto, cioè grida vendetta, con tutto l'affetto per Mandragora, se avesse avuto uno accanto lui sarebbe emerso ancora di più con i suoi valori, coppa o non coppa, a prescindere dai trofei, però secondo me sui 30-35 lo vendi. Sì, conosciamo abbastanza il calcio per capire più o meno i prezzi. Allora, su Amrabat, ragazzi, dobbiamo fare un discorso semplice, credo. Dipende, come tutto nel mercato, dalla domanda quanti dalla offerta. Esatto. Cioè, se si scatena un'asta, cioè, lo vogliono, facciamo un esempio, lo vogliono, sparo, perché magari qualcuno... Lo vogliono Manchester, Bayern e Atletico e Barcellona. Lo vogliono in quattro. Allora lì veramente rischi di pigliare 40-50 milioni, perché poi in Premier League, lo sappiamo, non si fanno problemi ad aumentare di 5, 6, 10, 15 milioni. Esatto. Però, infatti, al contrario, se invece lo vuole solo l'Atletico e il Barcellona, che in questo momento hanno grandissimi problemi finanziari, lì invece sarà un'asta a ribasso. Cioè, quante squadre vogliono Amrabat? E qui c'è la bravura del suo procuratore, che ogni giorno parlavano o il procuratore o il fratello di Amrabat, prima e dopo l'allenatore del Marocco. Altro grande procuratore. Parlavano prima e dopo i pasti, questi qua. Sì, tutti i giorni. Andrà via, le offerte. Adesso, dopo le chiacchiere, portateci le offerte. Vediamo quanto valete, perché ad oggi offerte non sono arrivate. Infatti, questo discorso che hai fatto te, Piero, in chat, il nostro Spumasta ha aggiunto una cosa importante: dal momento che arriverà al Chelsea, perché il Chelsea è andato via Kanté, Kovacic va a Manchester City, si può alzare anche sopra i 100 milioni, ti prego. No, vabbè, 100 milioni in più. Ho pagato milioni... 60 milioni Cucurella, possono pagare 100 milioni a Amrabat. Se tu vincevi lo scudetto, se al posto del Napoli la Fiorentina vinceva lo scudetto, sto scherzando. 40 milioni. Però ma non so se con 40 scusa Leo. Ma sì, no, 40. Non so se siete d'accordo, ma o lo rinnovi o lo cedi quest'anno, che prossimo anno già ora hai poco potere, secondo me, contrattuale e anche di contrattazione. O lo vendi ora o bisognerebbe te lo devi vendere per forza adesso. No, te, lo,
te lo devi vendere per forza per due motivi. Accantonando il fatto che ora, mi pare amici, che ci ora. Sia sì. Accantonando il fatto che mi pare ci sia anche la clausola lato Fiorentina per l'estensione di un anno del contratto da 2024 sì, il contratto scade nel 2025, cioè il contratto scade nel 2025, ma lo devi vendere ora, sembrerà assurdo perché è uno dei giocatori che ha più performato quest'anno, ma lo devi vendere adesso perché mister italiano deve tornare alla sua concezione di gioco del centrocampo, non più adattarsi ad un mediano, il che sembra assurdo, sembra assurdo, però io penso che il nostro allenatore, avendo rassicurazioni sul mercato, voglia di nuovo, come il primo anno di Firenze, imporre il suo 4-3-3, ma che si può trasformare anche di nuovo in un 4-2-3-1, però con un regista senza mediani. Ci ricordiamo infatti il centrocampo del primo anno. Poi ragazzi, scusa se ti interrompo Jack, ma sì. Amrabat poi vuole andare via, ricordiamoci che lui vuole andare via, sì. E non da ieri, via dopo il mondiale, esatto. Ragazzi, esatto. Quindi, ragazzi, con tutto l'amore che si ha per questo giocatore che ci ha fatto impazzire per i suoi recuperi di palla e tutto quanto, ma a gennaio aveva tirato fuori una bella grana, voglio dire. Infatti volevo ricordare anche questo per cronaca, cioè, no? Perché ecco, sennò si quindi... fa bel servizio chi ascolta. Perché capito, io ridico quello che dissi le ultime volte che venni in live, non è il problema, secondo me, non è chi vendi, ma chi compri, capisci? Cioè il problema è, va bene, va via Amrabat, io sinceramente non me li strappo i capelli, anche se riconosco di essere un buon giocatore. Certo. Il problema è chi può venire al posto, perché purtroppo il passato in Fiorentina ti insegna che tante volte cedi dei giocatori top, Chiesa, Vlahovic in particolar modo, Torreira, e poi non vai a sostituirli in egual maniera. Capisco non essere facile la sostituzione, attenzione. No. Però la cosa che mi rincuora veramente tanto da quando si era in live quel pomeriggio, che italiano ci ha detto italiano rimane, è perché quest'anno si ha la certezza che i nomi passeranno di 100 nomi, non 20 e basta sulla scrivania, ma tutti e 100, e italiano avrà la possibilità di dire sì o no. Ecco, questa però, è già una gran cosa che mi rincuora molto, sono sincero. Però scusami, questo ragionamento lo seguo, ma lo seguo fino a un certo punto, ma ti spiego perché. Perché secondo me italiano lo scorso anno ha comunque messo avanti anche gli interessi propri, ovviamente, perché insomma un rinnovo contrattuale con un adeguamento importante dello stipendio è motivo sicuramente per lui di un beneficio, no? Però io non credo che lo scorso anno il mercato non sia stato condiviso, e quindi, cioè, secondo me alla fine in quella famosa stanza fra il direttore sportivo, il direttore tecnico, commisso, Barone, ci fosse anche italiano. Quindi secondo me già lo scorso anno si è visto un mercato creativo, ma allo stesso tempo condiviso. E secondo me siamo punte da capo anche quest'anno. Quindi, non lo so, però a me sembra che i giocatori che ha voluto italiano siano arrivati. Poi Flavio magari sa qualcosa in più. No, allora, secondo me mercato dello scorso anno, io penso, Leo, che l'italiano l'abbia un po' subito, nel senso, lui ha dato delle indicazioni, però Gollini non l'ha scelto lui. Anche perché, ora, al di là, cioè, la storia di Gollini qual è? Gollini arriva, l'italiano gli dice, devi conquistarti il posto, parti uguale tu e Terracciano, chi si conquista il posto gioca, chi è poi ha giocato Terracciano. Quindi Gollini non ha chiesto lui. Io penso che italiano l'anno scorso ha vinto su Milenkovic, cioè che abbia avuto un ruolo fondamentale sulla permanenza e sul rinnovo di contratto di Milenkovic, e si sia affidato su Jovic, perché Leo, eravamo qui un anno fa, ce lo dobbiamo dimenticare, quando arrivò Jovic abbiamo festeggiato tutti. Sì, tutti abbiamo detto grande colpo, tutti abbiamo detto è perfetto, cioè... Penso che anche italiano, ragazzi, cioè, io mi dico, Mandragora... No, Mandragora tutti hanno detto era perfetto, no. Va bene, 4 su 5, però diciamo, io parlo, l'ambiente, ero a Moena, ma Moena... No, certo che casa di tutti, quello sì, per amor di Dio. Jovic era visto come Gesù Cristo, sei mutato, Jack.
Io non proprio. Barak, quello sì, l'ha voluto italiano. Però Jovic si è fidato. Gollini l'ha subito. Mandragora è stata un'operazione, possiamo dirla? Dovevano fare uno sconto alla Juventus sui soldi di Vlahovic, hanno pigliato Mandragora, anche lì si è fidato. Cabral non lo potevi mica vendere. Cioè, no. Il mercato dello scorso anno per me è stato fatto di tanti compromessi. Quest'anno è diverso. Quest'anno è diverso anche perché le 60 partite fatte dalla Fiorentina cosa ci consegnano? Ci consegnano che adesso non possiamo avere dubbi su nessuno, Cioè adesso non c'è più il dubbio, ma sai, altre partite a sottili le darei, le ha avute il ragazzo, come le hanno avute tutti, non c'è tutti un giocatore che non si può dire che ha giocato poco. Tutti l'hanno avute, Terzic, Sottile, tutti l'hanno avute. Tutti. Se hanno poco, c'è un motivo. Ora, nel caso di Sottile c'è stata una fortuna importante. Ma anche lì, Sottile quest'anno ha giocato, mi sa, 20 partite. Sì. 20 partite non sono mica poche, ragazzi. No, sì, va dato via. Io credo, spero che questo allenatore stavolta si imponga quantomeno sullo statura, lo ripeto per la miliardesima volta, della squadra, cioè il portiere. Stavolta niente scherzi alla Gollini, deve prendere un gran portiere. Ho sentito l'altra sera, l'altro giorno, Alfredo Pedullà parlava anche lui di Vicario. Io spero che se non è Vicario, un altro grande portiere, un bel centrocampista e poi un grande attaccante. Allora, facciamo così, continuiamo il pagellone dei centrocampisti, poi ci buttiamo sul mercato, perché stiamo facendo uscire dei concetti interessanti. Allora, okay. Amrabat abbiamo detto, poi Duncan, vai Jack. Crisi. 5,5 perché quando gli è stata ha fatto delle belle partite quando quelle poche poi andiamo al commento ora quando... diamo solo il voto 5,5 4,5 a me. Stavo leggendo il commento di Pino e mi ha letto nel pensiero, senza voto ragazzi non lo posso valutare. Come mai no? Non gli posso dare, cioè io non mi sento di dare un voto a Duncan perché ragazzi avrà già 3-4 partite in croce. E via, anche tu, Leo? Per me è un 5, un assolutamente rimandato. Io ragazzi ho dato 4,5 perché se non ha giocato in tante partite è perché evidentemente non era pronto, evidentemente non era sul pezzo. E quelle che ha giocato, poi è stato molto a me alla Spezia mi è piaciuto tanto, ha fatto una partita in casa in cui mi è piaciuto anche tantissimo con la Sampdoria. Ne aveva fatto un'altra dove ha tirato una crocchetta in porta, ha preso un palo, penso non stia ancora tremando, non mi ricordo qual era la partita, poi strapagato è un altro giocatore. No, non era la Samp, con l'Udinese. Il problema di Duncan è che dopo una stagione, la prima stagione dove era diventato fondamentale nella protezione del regista, quest'anno non ha visto molto il campo. Quando ha avuto la possibilità, magari dopo una prestazione buona, di riconfermarsi la partita successiva, e si è sciolto come neve al sole, come si suol dire, quindi diciamo che proprio lui stesso non ha dato continuità, ecco. Inizialmente l'allenatore, successivamente quando anche l'allenatore l'aveva ripreso un po' in considerazione, non ha avuto quel mordente adatto da dare continuità, e quindi mi sento di dargli massimo un 5,5. Lui, ragazzi, la Fiorentina, l'ultima sosta per la nazionale, adesso non mi ricordo quando. Lui a gennaio l'anno scorso, a marzo lui resta ad allenarsi a Firenze. La partita dopo lui non viene convocato, motivazione ufficiale, perché deve ritrovare la condizione, uno che è stato 15 giorni a Firenze. Questo ti fa capire che ci sono stati problemi anche extra. Può darsi, hai detto te Flavio, secondo me hai detto una sacrosanta verità, cioè chi quest'anno in 60 partite non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio o ha avuto davanti un fenomeno e non ne abbiamo avuti, almeno a centrocampo, e oppure c'è qualcosa che non va. Ora il problema sarà riuscire a fare, fra virgolette, un guadagno da Duncan, perché mi auguro che possa essere ceduto.
Il problema è che l'hai pagato tanto e riuscire a farci un guadagno, una plusvalenza, anche se mi viene da urti a parlare di plusvalenza, però è difficile, ragazzi. Vabbè. Molto di chi te li dà? Chi te li dà tutti i soldi che hai speso? No, io penso che quei soldi no, Leo, perché vabbè, poi ogni anno lui è arrivato nel 2019, capisci bene che oggi lo vendi anche a 8-9 milioni e ci vai sopra, perché si è ammortizzato, il discorso economico, eccetera. No, lasciamo stare gli ammortizzamenti. Come fai a prendere... Cioè, chi ti dà oggi 7-8 milioni per Danca? Ma anche 5-6. Lui è un 93, lui ha 30 anni. Sì, no, a 4 anni davanti, 4-5 anni davanti a un livello medio-basso. E chi te li dà non lo so, credo in Italia non ci siano squadre che siano disposte a pagare una cifra di questo tipo. Fuori dall'Italia Turchia, qualche campionato estero, cioè, forse qualche amatore all'estero. Andiamo a Manfredonia, esageriamo. Chi c'è più? Duncan. Buonaventura, Barak, Castrovilli, Bianco. Questi tre qua, io Bianco penso che è servito. Bianco senza Bianco SV, vabbè, lasciamo stare. Io Bianco lo rimando, lo voglio rivedere il prossimo anno, quindi per me è un senso voto, ma con l'asterisco. Ci vediamo a settembre. Bravo, Leo. A settembre, bravo. Leo, io scusami, concordo, ma vai, scusa Jack, no, scusa, qui lo domando a magari agli addetti, a Flavio. Io avevo letto che l'avrebbero girato in prestito, perché anche la gente aveva tirato una piccola stoccatina alla Fiorentina perché aveva giocato poco. O no, o sbaglio? Però sinceramente può darsi, l'avevo sentito anch'io, però ragazzi è senza senso questa operazione qua. Cioè, te me lo tieni quest'anno a non giocare praticamente mai, poi me lo dai in prestito per vedere fuori da Firenze come va, per poi riprenderlo tra un anno, tra 2 anni. Boh, non lo so. C'è da capire in italiano, ragazzi, cosa allora, partiamo dalla cronaca, poi andiamo su quello che ognuno di pensa. L'agente di Bianco, Beppe Galli, ha detto che lui andrà via in prestito. Allora, perfetto. Questa è la cronaca. Secondo me, poi, per me, Leo, lui deve andare via. Perché quest'anno... Ma via, dici, matto, io via in prestito. Ha avuto delle... Lui ha giocato da titolare 2 partite, Sassuolo e Monza. Sì. E poi qualche spezzone l'ha fatto. Una squadra che gioca ogni 3 giorni, se era valido, ragazzi, con tutto il bene che posso volere al ragazzo. Poi parliamo del 2002. Cioè, 2002, ragazzi, il prossimo anno c'ha 22 anni. Vero. Oh, 22 anni, ragazzi, non sei più il giovanotto. No. Vi faccio l'esempio nella Roma di Bove, che gioca titolare, cioè, capito? Voglio dire, ed è un ragazzo giovanissimo, ragazzi, anche lui. Giacomo, è anche vero, hai ragione. No, c'ha 21 anni, io, che stai dicendo? Se è 2002 non ci può avere 22 anni. No, io ho detto il prossimo 23 anno. Io. L'anno prossimo. Ok. Allora, sì. Il campionato del prossimo anno, lui è un 2002, quindi c'è... Perché sembra che anche su Sotti qualcuno dice no, è giovane. Classe 99, ragazzi. Giovane. Non è giovane. 99, sono 23 anni. Combatte nella in cui un ragazzo del 98-99 non è più giovane. Non è più giovane. E allora Bianco, secondo me, secondo il mio punto di vista, Bianco, che è un ragazzo, possiamo dirlo comunque alla fine, 20 anni, bene, e bisogna che... faccia vedere qualche cosina, cioè quello che voglio dire io è che alla fine, se no poi c'è bisogno che lui faccia qualcosa in più, c'è bisogno che però venga anche messo nella condizione, nella possibilità di dimostrare. Te parlavi di Bove, ma ti potrei parlare di Zaleski e di anche altri giocatori. Ora si è preso la Roma, può parlare di Chiesa, se volete, Chiesa, Bernardeschi, giocavano. Non esplodono, capito? Se non li metti mai, non esploderanno. Ma Leo, è se non viene messo mai in una squadra che ha giocato 60 partite, che ha centrocampo, prima hai detto una frase perfetta. Quest'anno fenomeni non abbiamo avuti. No, però qui non sono d'accordo, su questo, ragazzi. Scusami, qua non sono d'accordo, perché il discorso è molto più ampio e complesso. Non rientra nella mentalità ottusa italiana far giocare i giocatori italiani per più di 10 partite. Non è così, perché se un giocatore è forte,
trovami, non è vero, soprattutto non è... nella Fiorentina che giocavamo con Mandragora e che abbiamo la coscienza Duncan, di Duncan abbiamo parlato tre minuti fa, cosa abbiamo detto? Ma Duncan non conosce i suoi limiti, è uno che non sapeva fare tre passaggi. Cosa abbiamo detto di Duncan? Che Duncan ha avuto le sue occasioni pur quest'anno essendosi comportato in maniera molto discutibile. Bianco, ragazzi, quando ha giocato, a me non mi ha dato l'idea di un giocatore 5-5, forte, un 5-5. Secondo me lui in Serie B fa fatica, ma lo dico con tutto, e sono sarò contento. No. Sei. Di sbagliarmi. Per ma me Bianco mi fa fatica, ragazzi, ma fa grande fatica. Bisogna vederlo, Flavio, bisogna vederlo con, veramente, 10 partite di fila, 10 partite di fila titolare. E capisco che non è facile perché... ma non te la puoi prendere sto rischio, ragazzi, non te lo puoi prendere, sì. Ma ragazzi, non vai in finale perché devi vedere Bianco, no, e allora bisogna mandarlo via. È una questione di mentalità, Leo. Io quello che dice, io mi appoggio a quello che dice Leo, perché è una questione di mentalità. In Italia non possono essere tutti Cassano o Baggio, cioè devi provarli giovani, perché subiscono una pressione in questo paese bestiale. Poi sono d'accordo con te, Fla. Anche a me non mi ha fatto impazzire, ma facciamolo giocare 10-15 partite. Ma perché partite? Tu devi perdere le partite? Perché devi perdere? Come cosa rischi a me? Ma perché la carriera di un giocatore dura 10-15 anni. Se la Fiorentina arrivava undicesima o la Fiorentina non arrivava nelle due finali, avevate il fucile pronto su Italiano. Quindi non mi dite cosa rischi. Perché a Firenze... Italiano l'ho criticato per altro. Italiano l'ho criticato per le letture di gioco. I giocatori italiani giovani in Italia non giocano mai. Ma scusa, non parlo di sapendo, non ragazzi, venitemi a dire la frase cosa rischi. Non difendo Bianco. Non vinci, cosa rischi a Firenze? Non allora, a me, te fossi l'allenatore della Fiorentina, sapendo che ti puoi giocare una finale di conference, una finale di Coppa Italia, comunque devi fare bene in campionato, ti rischieresti Bianco da incognita al posto di uno che comunque ti può dare molte più garanzie e ti può portare alle finali? Fossi l'allenatore, No, vi lascio subito la parola. La mia era una questione più complessa che magari andrebbe affrontata un'altra volta. Ma è innegabile che i giocatori italiani giovani in Italia soffrino rispetto ad altri campionati. Se tu mi metti spalla al muro dicendo, parlandomi di finali, non ti dico che Bianco deve giocare i quarti di finale, dico però 10 partite di campionato, io lo voglio vedere un ventenne. Ok, ragazzi, non serve a niente avere non nella Fiorentina. Beh, allora, però scusate, aspetta, allora. Facciamo un passo indietro, ragazzi. Cioè, facciamo un passo indietro, ma andiamo nel futuro. Bene, allora Bianco verrà mandato faccio un esempio in prestito. In prestito in una squadra di Serie B. Sì, certo. Catanzaro si parla oggi, tutto mercato. Sì, Catanzaro neopromossa, che a meno che non voglia il presidente del Catanzaro, me l'auguro, investire tanto, prossimo anno rischia, tra virgolette, di lottare per non retrocedere in cadetteria. Bianco fa un campionato in Serie B, lo fa bene, ritorna a Firenze, però siamo a punte da capo due anni dopo, cioè... Cazzo, ma e che faccio? Lo metto titolare uno l'anno scorso giocato in campionato? Ti faccio un esempio. Questa titubanza che non sopporto. Capito? Ti faccio un esempio andando su Fagioli. Andiamo su Fagioli. Fagioli, giocare la Juve. Sì. Giocare la Juve. Non vede partita, non vede campo, non gioca mai. Lo mandano in prestito in Serie B, fa un anno a Cremona. Si completa, si fa come si diceva una volta, si fa le ossa, cresce, torna alla Juve, ha le sue possibilità, è un giocatore molto più pronto. Ecco, il 90% dei giovani, poi ogni giovane ha il suo percorso, per carità di Dio, ma il 90% dei giovani, anche Bernardeschi, simpatico, antipatico, è un giovane che è arrivato a vincere l'Europeo, è arrivato a tornare nella Juventus che faceva le Scudetti, che vinceva Scudetti, che faceva la Champions League. Quindi, fortissimo. Cosa fa? A Firenze non viene fatto giocare, non viene considerato non pronto, va in B, si struttura un anno col Crotone, torna sempre titolare. Cioè, il percorso è importante, ragazzi. Trovatemi, escluso Chiesa, 4 giovani che negli ultimi anni hanno fatto il passaggio diretto. In una piazza... prime 7-8, perché se mi dite il Sassuolo è un altro mondo il Sassuolo. No, certo. Zaniolo. La Roma. Zaniolo no. Zaniolo sì. Ha fatto... No, caro. No, andare in Serie B. Lui ha fatto l'Intella. In Serie C. Intella, grazie. Lui ha fatto e poi direttamente in nazionale, tranquillamente in Champions League. Lui poi esordì in Champions League col Porto. Fa l'anno in Serie B alla Virtus Entella, gioca titolare alla Virtus Entella, poi fa il percorso che ha fatto.
poi lo buttano dentro. Il discorso è che lui l'hanno buttato dentro il porto, fa la doppietta e da lì apre di certo. Prima di arrivare lì, Zaniolo non ha fatto il salto diretto. Sì, però il calcio. Scamacca fa l'anno in B, fa due anni in B. Scamacca. Però il calcio, ragazzi, non me lo insegno io. Il calcio è fatto di episodi. Ha detto bene Ema, cioè se Bianco te lo metti e paradossalmente invece di fare quell'errore nella prima partita in cui viene messo titolare al Franchi, non mi ricordo contro di chi, magari trova il gol, magari saremmo a parlare di un giocatore normale che però avrebbe avuto molte più possibilità. Io ho tanta paura della gestione, questo lo dico in maniera sincera, ho tanta paura della gestione dei giovani fatta da Italiano, perché per esempio ci vantiamo, anche se abbiamo perso, di avere anche per quest'anno sfiorato lo scudetto con la Primavera. Io non ho visto mai all'opera un giocatore della Primavera. Mi direte, cavolo, ma fino all'ultimo secondi dell'ultima partita te non sapevi se saresti andato in Conference, cioè può darsi tu ci vada lo stesso, poi le finali, tutto. Però ragazzi, se non ci ritagliamo mai lo spazio per vedere all'opera questi ragazzi, è inutile investire. Allora veramente spendiamo 10 milioni e facciamoci la squadra. Comunque volevo dire come alla Juve. È questo vai, quello che dico. Un giocatore, io volevo dire una roba. Non no, prendete le no, un percorso in B, però poi allora non mi potete dire però l'allenatore però poi non deve prenderlo e utilizzarlo due partite e cacciarlo via, decide a giugno di mandarlo in prestito, come ha detto Leo, si gestisce fin dal principio. Comunque ragazzi, per il discorso Roma non lo prendete in considerazione la Roma, perché non ha senso prendere la Roma come esempio, perché Mourinho i giocatori giovani che ha fatto giocare l'ha fatto giocare perché non aveva altre opzioni, cioè Zaleski, prende l'esempio di Zaleski perché Spinazzola si disintegra, prendete l'esempio di Bove perché a centrocampo Wijnaldum c'è rimasto, e si prende l'esempio di c'era chi c'è dalla Roma, ha portato Volpato che anche lui entra, fa gol, Tahirovic fatto qualche partita, e la Roma Primavera è forte, è veramente forte, però secondo me anche italiano, anche Bove di mentalità italiana. No, non è mentalità. Mourinho è un anno che si lamenta del fatto che gli tocca mettere quella Primavera perché non ha i giocatori titolari, se no non l'avrebbe mai schierati. Io ho visto un giovane della Primavera nelle prime sette squadre che ha fatto il salto totale, esclusa la Roma, perché Mourinho lo fa anche per protesta della società. Mi dite uno, ragazzi. Un nome di uno che aspetta, un nome di uno che alla Primavera l'hanno mandato in prima squadra, le prime sette in classifica, ragazzi. No, diretto io non ho quello lì l'esterno della Juve, come si chiama? La Juve fa la Serie C. Sì, vabbè, se non la allora io capisco la provocazione, ma tu mi stai parlando di una serie A, di un campionato che non è affidabile, che non dà fiducia proprio come mentalità ai giovani. Basta. Rispondo... i giovani sono bravi, giocano a pallone. Non è vero, perché in Francia e in Inghilterra ragionano come posso dire una cosa. Il giovane della Primavera il City fa giocare. Non guardiamo poi i giovani in generale, non mi interessa la Primavera. Un giovane della primavera di City c'è, ed è titolare ed è anche forte in culo, è Phil Foden. Però vabbè. Capisci? Tu pensi che sei stato No, è quello è dove voleva arrivare. È dove vuole arrivare cose. Anche quelli no, ve lo dico l'ultima cosa, sì. Come gli esempi fanno Gavi, Pedri, sì, ma la cantera di Barça è tutta un'altra, cioè non c'è paragone, quelli sono fenomeni, punto. Ragazzi, allora, Dionisi, in Italia non c'è coraggio. Visto giocare il Sassuolo Primavera, ha detto sono bravi, sì, qualcuno in conferenza stampa gli ha domandato, ma qualcuno è pronto, ha detto ragazzi il livello della Primavera è molto basso, aboliamolo Flavio, aboliamo i campionati primavera. Dionisi l'ha detto e a Sassuolo non hai pressioni, perché a Sassuolo chi ci è andato a vedere una partita lo sa, ti vanno a vedere in tre, non canta, non c'è nulla, c'è pressione a Sassuolo, ragazzi, cioè, i giovani del Sassuolo che sono bravi non giocano in prima squadra, occhio anche chi dice la Primavera. Sapete quanti giocatori della Fiorentina sono nelle nazionali italiane under 20 under 21? Zero. Secondo voi perché? Per il semplice fatto che io infatti volevo dire una cosa, rispondo un attimo alla chat che scriveva Scalvini si è fatto un anno di panchina prima di giocare titolare, a parte questo. Secondo di poi è che secondo me abbiamo un po' anche la fissazione, allora tutti vorremmo vedere un giovane, ok? Ma secondo me abbiamo un po' troppo la fissazione e la presunzione della sicurezza di dire che determinati giocatori sono già pronti per la Serie A.
per la Fiorentina, parlo della mia primavera, e ragazzi abbiamo visto, ma infatti non va gente, fatto gente più statuaria anche fisicamente, vi prendo un Caio Dee, e cioè i piedi sono rettangolari, non posso mettere terzino uno che non sa nemmeno crossare. Nel campionato di primavera, la nostra primavera non ha una punta, cioè se ne che è un armadio a quattro ante, ti butta. Mi segue su Instagram. Che ci segue tantissimo, lo salutiamo. Ora mi sa che non ci segue. Jack ha ragione, però un armadio a quattro ante nel senso che è grosso, ma non importa essere solo grossi, bisogna avere anche la tecnica. Pierozzi, un anno nella Regina, ha fatto un anno a Reggio. Speriamo Leo, speriamo che lo prendano Leo. Però deve giocare anche. E non fa il vice Dodò, si giocherà. Avrà dimostrato di non essere. Ragazzi, io non tutti bene vi voglio, però Pierozzi per me può fare il vice Dodò, però si gioca le partite quando Dodò può avere rifiata ogni tanto, non è che ragazzi, ma la squadra ambiziosa ha una riserva importante per ogni ruolo, cioè o vogliamo ragionare ancora come una squadra provinciale, scusate. No, è che se io vi riporto sulla terra, se è la Fiorentina, se no sarà il Real Madrid, se si aveva un titolare. Ma io da Fiorentina, ma voglio arrivare tra le prime 4-5. Ma io sono d'accordo con te, ma se no racconti. Tu arrivare tra le prime 4, però dobbiamo dare 10 partite a bianco, le due robe non vanno insieme, No, ma non semplificare. Io ho detto che se ho Dodò, io voglio un bel giocatore giovane. Pierozzi è uno scandalo se lo chiamo come vice Dodò o no? Ma tu lo conosci Pierozzi? Ma Pierozzi ha dimostrato quando è partito a Reggio, ma su bianco io Agostinelli l'anno scorso faceva il fenomeno in primavera. Ragazzi, quest'anno ha fatto un fenomeno, ha vinto tutto in primavera. Ma la mia non è una difesa per bianco, è un discorso di mentalità. Allora, se ce l'ho, lo provo, non è che l'utilizzo due partite, l'hai provato. Questo ti sto dicendo. Tre partite l'hai provato, Jack. L'hai provato, a Italiano non è piaciuto. Ma secondo te Italiano non è piaciuto neanche a noi? Estendiamo Sarri, Spalletti, che li vedono ogni giorno e non li mettono in campo, sono tutti impazziti? Ma se il dentista che ti tratta male i denti te continui ti rovina i denti, continui ad andarci o lo cambi? Ma che discorsi sono? Spiegami questa roba. Che un professionista può anche sbagliare, questo voglio dire. Certo, ma se tutti gli allenatori di Serie A che arrivano fra le prime 7-8 a quelli della primavera non li mettono in campo, ti sei chiesto il motivo o si sono messi d'accordo? Se uno è forte, ho espresso il mio pensiero. Pafundi, che viene descritto come sottile, Udine non lo faceva perché diceva che non è pronto. Ma sui singoli giocatori io posso essere molto d'accordo con te. Permettimi, poi ne parleremo anche in privato, che secondo me in Italia c'è una mentalità un po' più ottusa e priva di coraggio. Tutto qua. Secondo me non esiste allenatore al mondo che se c'è un giocatore giovane, perché in Italia come mentalità c'è quello che tu dici a me? Perché tu sei il primo che se la Fiorentina toppa un obiettivo per far giocare i giovani, tu sei il primo che rompe le scatole. No. Ecco perché il discorso di mentalità, perché se un per anno nulla, il Manchester United non va in Champions League, i tifosi non contestano. In Serie A, se una squadra fallisce un obiettivo, c'è la rivoluzione, c'è la rivoluzione. Ma io infatti, la mentalità parte da questo. Noi vogliamo i giovani, però poi vogliamo, tu hai detto prima una roba meravigliosa, il prossimo anno voglio arrivare al quarto o quinto e grazie al cazzo, però poi vuoi il giovane. Sembra che se io propongo di dare continuità di 10-15 partite a un giovane comprometto la stagione di una squadra e poi potrebbe anche non esplodere subito, appunto. Ma allora io però stringerò la mano all'allenatore, ci ha provato. Quando parli di me, parli di uno che è uno dei pochi che parla di una mentalità. Io non romperò mai le scatole, evidentemente ci conosciamo da troppo poco tempo, scoprirai che io da 20 anni l'hai detto tu, il prossimo anno voglio ottare per i primi 4-5 posti. L'obiettivo non va di pari passo con lanciamo il giovane e vediamo com'è. Ma lo io farà appunto l'Empoli lo può fare, perché se l'Empoli arriva a 14esimo e va in Serie B, i tifosi dell'Empoli fanno sempre l'applauso. Ma non confondere l'idea di inserire gradualmente, intelligentemente, un giovane in una squadra che funziona, che ha una spina dorsale, perché non è colpa mia, scusate, chiudo, non è colpa mia se mi vendono Torreira, Vlahovic
e un difensore forte, se io mantengo un'ossatura importante, un giovane è più rilassato e fa meno errori e sposta brutte figure. Okay. Se tu mi crei una squadra mediocre, Bianco, un altro giocatore, fa esposto a maggiori brutte figure. No, dico qualcosa di scandaloso? No, allora, Ame, bisogna dire una cosa. Leo, mi segui, almeno tu? No, perché io ti seguo, però bisogna dire una cosa. Allora, quest'anno, te a giugno dello scorso anno, scusami, e tu dovevi darlo via. Cioè, se hai un'abbondanza nel ruolo del centrocampista, perché hai un'abbondanza, perché tu sapevi che a gennaio ti sarebbe tornato Castrovilli, non sapevi in che stato, per fortuna in un buono stato, però avevi comunque tante scelte, e allora, porca miseria, perdonatemi, ma non vedo il motivo di aver tenuto Bianco a giocare due partite, a fare la panchina, a prendersi anche un pugno a Braga, se non ricordo male, ma quello è un altro discorso. Hai ragione. Ma fondamentalmente me lo mandi in prestito subito. Magari il prossimo anno, il 23-24, l'avremmo potuto vedere con un anno di esperienza in B, l'avremmo potuto vedere e magari giudicare e farlo giocare maggiormente. Però mi dai ragione, c'è una gestione però che non torna. Quindi ragazzi, la gestione è palese che la gestione Bianco è stata errata, ok? Io penso che sia stata anche una necessità di liste, ve lo dico sinceramente. Oh, bravo Giacomo, questo è un discorso sacrosanto. Secondo me avranno detto che sta a provare a tenere uno Bianco più. Non è stato inserito nelle liste perché risultava tra i giovani della primavera. Quindi... Bene, quindi, perfetto, step successivo. Allora, per fare allora... fatto una mischierata. Ragazzi, una mischierata. No, io sono... Allora, a me... Alessandro, chiudiamo. Ciao ragazzi. Ciao Ale. Per me, ciao, buonasera. Quando si parla in Italia... Non siamo abituati a lanciare i giovani perché in Italia rompiamo le scatole quando non raggiungiamo risultati. Cioè, noi vogliamo la botte piena e la moglie ubriaca. Sì. Io ho capito ciò che tu dici. Tu fai un discorso non su italiano, non sulla Fiorentina, non su Milan, ma fai un discorso di mentalità italiana. La mentalità italiana è la stessa mentalità che se il prossimo anno se tu quest'anno fossi arrivato tredicesimo, il prossimo anno facevi 10.000 abbonamenti in meno. Sì, cioè tu, gli altri tifosi che non la pensano come tu, me. No, tu Amerigo. No, è perché prima hai indicato me. In Italia, ragazzi, c'è una pressione sul risultato pazzesca. Allora che non sei c'è d'accordo con me? Se il Manchester United non arriva in Champions League un anno, non cambia nulla. In Italia, se la Juventus non arriva in Champions League o il Milan arriva in Champions League perché non ce la fa, succede il putiferio, viene detta stagione fallimentare. È una roba di mentalità che parte dai tifosi. Hai perché ragione. Se tu vendi Torreira e dici ragazzi non pigliamo, ci teniamo Bianco, scoppia la rivoluzione a Campo di Marte. Infatti contano i dirigenti, se fai un calciomercato intelligente, tranquillo, un giovane le sue partite le fa, fidati. Andiamo avanti con il pagellone. Se però poi metti quel giovane le toppa tutte, ti tocca andare con un fucile in piazza. Il giovane lo devi inserire in un contesto che funziona. Giusto. Vi ricordate Montiel? Il centrocampo che della Fiorentina... non c'era coraggio a mettere Montiel. Questo ha fatto fatica a giocare in Serie D. Sì. Nel Siena ha fatto panchina. Andiamo avanti. E non solo. Pagella di Barak, diciamo tutti i voti poi lo abbiamo fatto, ci confrontiamo, che lo facciamo secondo me con una qualità. Si può dire, si può dire Barak una delle più grandi delusioni di questa partita. In ordine, Jack. 5 4 io. No, scusi, 4 qua, 5 anch'io. Amen. 5 anch'io. Alessandro 5. 5 per il gol con Basilea, se no 4 e mezzo. Idem. Sono talmente d'accordo, 5 anch'io. Siamo tutti d'accordo, via. Ci aspettavamo di più. Ragazzi, arriva da una stagione clamorosa, arriva a Firenze, sembra un coso messo lì. C'è un commento, rispondi velocemente e poi andiamo lì, se no non ce ne usciamo più. Ma su chi? Ciao Ame, sei il solito che fino a 2 mesi fa dice che non si vinceva una coppa e una stagione fallimentare. Ma quali giovani se non giocano perché sono stati? Allora, non posso. Andiamo avanti, risponderò quando avrò l'occasione. Bravo. Non c'è problema.
Io sono d'accordo con questo commento. Non avevo dubbi, grazie. Sei sempre l'amico adorabile. È quello che ti ho detto, vabbè. Ma avrò tempo per controbattere. Bravo, avevo tempo. Andiamo, chi manca? Castrovilli, voi. Attacca, a me, attacca. Castrovilli. 5 e mezzo. 7 in pagello io, Castrovilli. Sì, anch'io. A me? 6 e mezzo. 6 e mezzo. Io li ho 6 e mezzo. Leo? No, anch'io, io sono d'accordo, gli do un 7. Io gli ho dato 7 perché nessuno si aspettava che Castrovilli tornasse a essere un giocatore. È tornato a essere un giocatore, ha segnato, ha inciso, è stato importante, è stato scelto. E quindi io gli do 7 perché in una stagione in cui tutti si aspettavano qualche comparsata, invece è stato presente, ha segnato. Faccio mea culpa e gli do 6. 7 non ce la faccio a darglielo perché nel momento qui ha preso continuità, ha peccato. Ha peccato. Io però purtroppo sono ormai fuori dal giro, Flavio invece c'è dentro fino al collo. Io bisogna che capisca che cosa sta succedendo intorno a Castrovilli, perché non ci sono notizie da un anno abbondante, è fondamentalmente accantonato in un cassetto sperduto nel centro sportivo in Viale Manfredo Fanti. Il contratto di Castrovilli, dov'è il rinnovo che era già fatto ad aprile 20? Uno addirittura prima dell'infortunio, dove è finito? Cioè, cos'è successo? Secondo me non piace italiano. È una domanda meravigliosa questa, perché lui va a cena con Barone consorte, Castrovilli e consorte, per festeggiare il rinnovo. Poi lui si fa male. Per me arriva un grandissimo errore della Fiorentina, grandissimo. Quello di non rinnovare a prescindere, si blocca tutto e adesso, se ha un anno dalla scadenza, deve rinnovarlo. Italiano ci punta su di lui, ma deve rinnovarlo. Non se ne parla, offerte per lui non ce ne sono, ma parliamoci chiaro, ragazzi. Oggi tu sei, sparo un nome a caso, il Napoli o la Roma, vuoi Castrovilli? Quanto paghi per Castrovilli? 10 milioni? Quindi certo, un giocatore che si è fatto male, va in scadenza tra 11 mesi, troppo. 10 milioni che dici lo vendi a fa che? Quindi per me il rinnovo deve arrivare e poi si valuta con calma. È grave però che si sia arrivati fino a questo punto, con lui, con Castrovilli. Vediamo come va a finire, perché se arriva il rinnovo e arriva a cifre più basse rispetto a quelle di aprile 2021-2022, come diceva Leo, cioè, la strategia è stata vincente, possiamo dirlo? Cioè, vediamo come va a finire prima di dire vincente o perdente. Per me c'è stato un errore. Però se domani Castrovilli rinnova, hanno avuto ragione loro. Ora che ha visto questa dichiarazione di Flavio, non rinnoverà apposta. Io più che altro trovo rischioso muoversi in questo modo con certi giocatori. Assolutamente, Susan. Sono stranamente d'accordo con te. Ma ci piace il rischio, ragazzi. Ci piace un po' il rischio. Esatto. Ci piace un po' il rischio. Quindi a volte però si rischia di bruciarsi, a forza di sfiorare il fuoco, alla fine uno rischia di bruciarsi. Mi auguro non sia questo il caso, però non ci passa bene. Al momento la Fiorentina non sta facendo una bella figura con Castrovilli, e con tutta l'opinione, diciamo, pubblica. Perché la scena di cui parlava Flavio, io me la ricordo come se fosse successa ieri mattina, anzi ieri sera, sinceramente, insomma, voglio dire, fai in pompa magna questa cosa qua, rinnovo, e poi non se ne sente più niente, guarda caso coincide con l'infortunio. Io anche solo a livello morale avrei fatto durante l'infortunio il rinnovo. Anche io sono sincero, a me sta scelta la tendina non mi è piaciuta. La Roma lo fece con Zaniolo, vero? L'aveva fatto questa cosa, ricordo male, che rinnovò quando si infortunò. Sembra una cosa del genere, vero? Sembra proprio di sì. E la Roma così. Così, con il giocatore di talento si fa così, ci si crede. Lasciamo fare che fine ha fatto, ma insomma sì. Ma poi ci si arriva a Zaniolo, allora Leo, mi sa che non saremo d'accordo per la prima volta forse in vita nostra. Ma tanto, secondo me parliamo di aria fritta per quanto riguarda Zaniolo. Allora andiamo su Zaniolo, tanto abbiamo fatto il centrocampo, abbiamo fatto tutto.
Buonaventura, manca. Buonaventura. Ah, Buonaventura, scusatemi. Jack, voto a Buonaventura. 7.5. Da mettere nella formaldeide. Sì. 8. Chi va? Amerigo. Ah, dico 8 per giocatore fondamentale, 8 pieno. 8. Peccato che noi ce lo stiamo godendo a fine carriera. 8 pieno. Tu pensa doveva secondo andare 8. Al Benevento. Tu pensa doveva andare al Benevento. 8 cioè. Pure io. Senza di lui sei perso là davanti. Cervello di questa squadra. Sì, anch'io, anche per me 7.5-8, ma insomma, è, secondo me il migliore della stagione. Sì, secondo me è il migliore della stagione. Sì. Io penso che su di lui c'è un po' di dubbi, ragazzi. Sì, sì. Poi, e poi andiamo anche sul mercato, torniamo sulla notizia di Zaniolo, la spieghiamo perché qualcuno... poi oggi ho visto che la gente si è divisa su Zaniolo, proprio su Zaniolo, che sempre restando su Buonaventura, quanto pensate che il prossimo anno Jack Buonaventura sarà centrale nel progetto tecnico? Cioè lo vedete come titolare il prossimo anno Buonaventura? Inizialmente no, ma poi dopo uscirà come sempre, perché quest'anno magari non è partito, è partito a un diesel secondo me, parte piano piano, ma quando parte poi ragazzi arriva. Lui è un classe 89 perché ce lo chiede, per Napoli Viola. Sì, quindi per me sarà inizialmente un po' più difficoltoso, ma poi alla lunga, anche perché ancora non lo sappiamo, tra parentesi che vergogna, se faremo o meno la conference, perché ti cambia, ci auguriamo che possa cambiarti con una differenza di 20 partite in più rispetto a un campionato con le coppe, tutto quello che ti pare, sarebbe fondamentale al 15 di giugno sapere se il prossimo anno andremo a fare la conference o no. Detto questo, secondo me Buonaventura il prossimo anno, con le partite, con gli impegni che abbiamo, secondo me si può ritagliare per l'ennesimo anno il ruolo di protagonista. Allora, andiamo su Zaniolo. Allora, questa qui è la notizia che oggi ha dato